dicembre 1982. La Roma, nel mezzo del cammino di una stagione che rimarrà per sempre scolpita nella memoria dei tifosi, ospita all'Olimpico la temibile compagine tedesca del Colonia in un match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Coppa UEFA. Direi importante, perché è stata un po', se vogliamo, la costruzione del grande presidente Dino Viola, e dove anche in campo internazionale abbiamo cominciato a far capire quello che stava venendo fuori, una realtà importante, cioè la Roma. Il fatto di aver perso 1-0 all'andata e ribaltare questo risultato del 2-0 è stato molto importante, e da lì ci ha cominciato già a esserci, a livello nostro, della squadra che avevamo a disposizione, un gruppo importante. La squadra giallorossa, grazie al sapiente e meticoloso lavoro del tecnico svedese Nils Lidholm, è ormai un'affermata realtà del football italiano, ma fatica a ritagliarsi una dimensione europea. Sì, noi non avevamo una grande esperienza a livello europeo. Stavamo cominciando a essere una buona squadra per quei livelli, e sovvertire comunque il pronostico contro una squadra forte come la Colonia allora non era facile. Per noi l'Europa era quasi un sogno, diciamo. Dopo la vincita della Roma nell'ultima volta della Coppa delle Fiere, nel 64 credo, si ricominciava in Europa con un risultato eccezionale. La Roma forza subito i tempi per recuperare lo 0-1 subito all'andata, ma nonostante lo sforzo prodotto, il primo tempo si conclude a reti inviolate. Nella ripresa i giallorossi aggrediscono subito i tedeschi. La difesa del Colonia scricchiola e al decimo è costretta a capitolare. Finta a beneficio di Pruzzo. Fallo su Pruzzo, dal limite l'ha commesso Pullman. Calcio di punizione in favore della Roma. Di Bartolomei. Grande parata di Schumacher e poi Iorio di testa. La Roma è in vantaggio con Iorio al decimo minuto della ripresa. Ma io penso che noi, il nostro pubblico ormai ci aveva veramente abituati a queste realtà, perché al di là di tutto, a parte la simpatia di questo pubblico, la bravura e soprattutto essere vicino nei momenti anche del bisogno, e di striscioni sono stati fatti tanti. Infatti anche in quell'occasione non è passato lo straniero, perché siamo riusciti a ribaltare il risultato e vincere 2-0. Trovato il vantaggio, la squadra di Lidholm continua a spingere. La tensione sale altissima. Io addirittura ero titubante, avevo paura perché avevo avuto un problema al polso, infatti ho giocato con una mano fasciata e la paura di non giocare, e invece poi sono riuscito con questa fascia a giocare. Quando ormai manca poco al termine, tutto sembra essere rimandato ai supplementari, la Roma, all'ultimo tuffo, trova il gol qualificazione con Paolo Roberto Falcao. L'Olimpico esplode. Falcao! Rete di Falcao! Rete di Falcao a un minuto e mezzo dalla fine. Al termine di una gara molto intensa, la Roma ha dimostrato di possedere il piglio della grande squadra. La qualificazione è sua e l'Olimpico si accende di mille fiaccole.